Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi vedremo insieme come creare un progetto fittizio per dichiarare una transazione conclusa con un collaboratore esterno piuttosto che con un collaboratore IT. Quindi si crea un progetto fittizio quando non è presente sul vostro periodo di annuncio per poter appunto dichiarare la trattativa, oppure perché avete concluso in collaborazione con un vostro collega che detiene l'incarico e voi solo la proposta, e quindi per poter dichiarare la trattativa andiamo a creare appunto insieme quello che è il cosiddetto progettino fittizio. Perché fittizio? Perché nel momento della creazione andremo semplicemente ad inserire i dati fondamentali dell'immobile, quale appunto il prezzo e la via, e tutto il resto contraddistinto dagli asterischi saranno dei numeri appunto fittizi. Si parte ovviamente dal Pleiadi, dalla sezione produzione, Maiadi immobiliare. E nella sezione I miei progetti andiamo a creare. Crea. E andremo ad inserire i dati fondamentali. Innanzitutto, quando noi andiamo a creare un progetto fittizio, sia che lo creiamo per dichiarare una transazione di lato venditore o di lato acquirente, nel Pleiadi dobbiamo sempre inserire venditore, se stiamo parlando di una locazione, appunto locatore. Altrimenti il Pleiadi vi andrà a creare una notizia e non un progetto, e noi serve un progetto. Quindi andiamo a selezionare venditore, poniamo il caso che sia un'abitazione usato. Fra le macro-categorie scegliamo appartamento e andiamo ad inserire il contatto. Il contatto semplicemente nome e cognome del nostro cliente, quindi nome Mario Rossi. Salva il contatto. Una volta salvato il contatto, clicchiamo su fase successiva. Adesso andiamo ad inserire solo ed esclusivamente i dati essenziali dell'immobile, che sono appunto la via, quindi via, indirizzo solo nome strada Roma, civico 1, nel tasto cerca inseriamo la città di provenienza dell'immobile, poniamo il caso che si trovi a Genova, andiamo a selezionare il CAP di riferimento e poi andiamo a cliccare su salvi ed esci. Ecco il nostro progetto, Mario Rossi, semplicemente andiamo a cliccare. Andiamo a creare la diffusione, ma a mantenerla interrotta, quindi diffusione, diffusione. E andiamo ad inserire innanzitutto il prezzo. Mettiamo direttamente il prezzo della proposta, così nella scheda della trattativa abbiamo già il prezzo stabilito, quindi 250.000. Ed ecco che adesso ci troviamo ad inserire quei dati di cui vi anticipavo, cosiddetti fittizi, quei dati che a noi non servono per questo progetto, quindi andiamo ad inserire dei numeri a caso, spese 0, superficie, numero di camera, numero del certificato, data creazione, inseriamo appunto la data odierna. Ed ecco che tutti i dati sono stati compilati. Status, modalità diffusione interrotta, mi raccomando, perché non dobbiamo mandarlo in pubblicità, infatti non andremo ad inserire né il testo e né le foto. E poi semplicemente clicchiamo su salva. Una volta che abbiamo cliccato su salva, ecco che ci troviamo il nostro annuncio sul nostro portafoglio immobiliare, nella sezione appunto diffusione. L'agente che l'ha creato, il numero di incarico 15317, l'appartamento 250.000 e poi la sezione a noi di interesse per dichiarare la trattativa, la sezione strumenti, cliccando sul carrellino dichiara una trattativa, procederemo di conseguenza. Grazie per l'attenzione, alla prossima!